faccio a tutti. Come state? Io sto uscendo da un momento non proprio glorioso, ecco, sia io che mia figlia abbiamo attraversato delle situazioni un po' problematiche e di conseguenza eccoci qua e io scricchio non scricchio. Ma chi si ferma è perduto. Scusate, ho il gatto un attimino un po' matto questa mattina. Scendi giù, mamma. Forza su, forza su, forza su. E oh, testone, scendi giù, mamma, scendi giù. Ecco. Salve. Come sta? Allora, dopo un tempo memore proprio, non mi ricordo quando è che è stata l'ultima volta, sono uscita di casa. E veramente oggi... Sid, ma che stai a fare, mamma? Impazzito. Ha piovuto sempre questi giorni e di conseguenza anche lui non è potuto uscire. Sta fermo, non ti avvicina, off limits. Ecco, sta un po' nervoso. Non lo so perché. È un po' nervoso, segna il tempo. Allora, stamattina c'è il sole, guardate qua che sparata dei raggi di luce che ci stanno. Quindi, coperta bene, sono uscita. Siamo andati un attimo al sì con te perché Michele ha preso qualche scatola di legna. Perché? No, mamma, no, non mi fa il testone. Forza, su! Quel testone che è. Dai, dai, scendi giù! Scendi giù! Sid! Niente, non scende. Sid! Niente, non scende, lo devo far scendere. Non mi ricordo manco quello che vi stava a dire, perché è arrivato Michele con la legna, sposta la legna, mette apposta la legna, pulisci per terra, cosa per terra, perché la stufa fa zozzo, non c'è niente da fare. Nel senso la legna, non la stufa, perché la stufa di per sé non fa niente, ma la legna, quando comunque da fuori la porti dentro, anche se Michele la sbatte un attimino per terra, così la scuote un attimo, ci cioè dovesse essere anche qualche insetto, perché ho sentito su un gruppo della legna, no, della cucina economica, che è questa, Bezzi, ho sentito che praticamente a volte si annidano gli insetti, quindi bisogna stare attenta a cosa si porta in casa. E quindi per questa cosa, no, ancora, ma allora cos'è adesso? Sei un vigliacco, perché io sto facendo... Avete visto? Voi l'avete visto? È salita a capotavola, si è fatto il tavolo tutto e ci è sceso di qua per farle dispetto, perché è un dispettoso, è un disperato. Guarda, guarda, la ricerca dei legnetti, dei cosetti, è un disperato, è un disperato. C'ha un pelo, sembra visone, morbido, proprio morbido, ma una cosa pazzesca. Vabbè, mangia roba buona, però è veramente morbido. E poi ieri non sapete cos'è successo, è capitato dentro la cassetta della legna, ma evidentemente c'era un po', io non riesco a capire se un po' di resina, qualcosa che non era secco completamente, si è attaccato sul pelo, ma voi non potete capire quanto ha sofferto sta bestia, era diventato pazzo. Poi siamo riuscite, io e Giulia, tenendolo calmo, tranquillo, lui meno male se coccola dopo un po', perché il pelo ce l'aveva sulla pancia, ieri sera... attaccato tutto tra di loro i peli, aveva formato una sorta di pallina che lui poi si leccava tutta, quindi diventava, cioè il pelo tutto rovinato sotto la pancia. L'ho dovuto prendere la forbicina, l'ho dovuto prendere, e siccome si trovava proprio a un millimetro dalla pelle, dovevo stare attenta, oh, non si è mosso, come se avesse capito che stavamo a fare qualcosa per lui, non si è mosso, quindi siamo riusciti a togliergli questa cosa ed era una sorta di resina. Poi stamattina, come Michele ha tolto le cassette della legna, ha visto che sotto c'era una cosetta verdina, appiccicosa, tipo resina proprio. E quindi abbiamo dovuto toglierla tutta, abbiamo dovuto pulire tutta. Adesso dobbiamo stare pure attenti che non ci portiamo niente in casa, perché a lui gli piace a dormire, non si può sentire, gli piace dormire sulla legna. E quindi dobbiamo stare attenti poi al gatto che non ci sia qualcosa sulla legna stessa, che se noi la copriamo lui la scopre, capito? Anche, ho messo anche un telo sopra, lui la scopre, cioè proprio è un barbaro, non c'è niente da fare.
Allora che vi stavo a dire? Che Michele la sta preparando, quindi fa dentro e fuori e farò pausa parecchie volte perché comunque c'è da fare, io non posso stare qui e lui sta a sistemare, poretto, mi dispiace pure. Allora, che ci siamo fermati, vi dicevo, Ale, sì con te per prendere, Michele prende qualche scatola di legna, perché questa è secca, questa dentro gli scatoloni, e praticamente la prendiamo perché poi lui la mette insieme a quella che abbiamo preso noi, che è un po' umida perché tanto il tempo, ha piovuto una settimana a tutto cuore dappertutto, quindi dobbiamo un attimino fare un po' e un po', perché altrimenti i pezzi non si riscalda, capito? La legna quando è umida, che gli fai? Sid, mannaggia santa oggi, ma che te porti? Le ventrocole? Ma scendi giù, mamma! Ma cosa fai? No, sopra il mobile. Sid, mo te tiro sta pasta sfoglia, mamma! Scendi giù! Cammina! Sid! No, vabbè, ma queste le lotte! Sid, scendi giù! Giù! Come mi ubbidisce questo? No, ma potete capire. Allora, incominciamo. Sono stata alla Lidl poi perché dovevo prendere la tisana Relax, perché io l'adoro, io ve la consiglio. Se siete agitati, non riuscite a prendere sonno, non state comunque sempre noi ogni tanto ci facciamo la nostra tisana Relax, dopo cena quasi sempre. Quindi io ve la faccio vedere, mi sembra costi 99 centesimi, c'è biancospino, camomilla e menta. Questa menta gli dà un sapore, ma è buonissima, è questa qui. Costano 99 centesimi, questa si vede bene, sì. Costano 99 centesimi, c'è quella antiossidante, quella sgonfiante, quella drenante, quella purificante, quella lì che ti chiacchiera, quella che ti scrive, quella che tutte ti sale di sto mondo. Ma io ho preso questa Relax e io ve la posso consigliare a occhi chiusi perché davvero non ve ne basta uno, ci mettete due filtrini e buonanotte. Questa, quindi mi sono presa due di queste perché noi queste qua le utilizziamo proprio, quindi queste ci sono sempre poi alla Lidl, sempre. Poi mi sono presa, ed è la seconda volta, e quindi ho detto meravigliosa creatura, 1,39 euro. Questi quanti sono? 16 per 4 grammi ognuno di camomilla con melatonina. Io quando la prendo, allora questo è 1,39 euro, al supermercato costa il doppio, capito? E quindi io preferisco prenderla quando la trovo alla Lidl. Anche qui ne ho prese due, perché comunque queste qui con la melatonina, una botta qui dietro svieni fino al giorno dopo. Se poi lo associ con questo, praticamente cadi giù, che è una cosa spaventosa, una botta di quelle proprio esagerate. Quindi io ve la consiglio questa con la melatonina. Io ve la consiglio perché questa qui è veramente buona, ma veramente buona. Anche questi giorni che non sono state bene, mi facevo una tisana così, la sorseggiavo piano piano perché insomma non stavo molto bene e vi devo dire che mi aiutava veramente tanto. Poi mi sono presa la camomilla, sempre 1,19 euro o 1,09 euro, questa qui non ricordo, scusate. E questa qui però con il limone. Ed è buonissima, buonissima. Quindi anche questa ve la consiglio, ne avevo un'altra borsina, ho un capello che mi gironzola dalla faccia, da un fastidio cane. E questa qui è buonissima, quindi questa ve la consiglio. Michi deve entrare, non lo so, non lo saprò mai. Salve, questa qui. Poi basta, basta. Tisane, basta. Siamo a posto. Io ho la mia riserva di tisane che non devono mai mancare. Poi ho preso questi waffle per Giulia. Questi qui. Ho aumentato tutto, anche la Lidl improponibile. Volevo prendere la Nutella, 7 euro costava. Per carità, non è possibile. C'è il barattolone 7 euro, non si può sentire. Ho preso questo che è plastica. Questo qui costa 3,99 euro, ma è un chilo. Un chilo, invece quella della
della Nutella proprio non lo era quello della Ferrero 7, ma perché la Lidl, perché al supermercato costa un attimino di meno, spero, perché non l'ho più comprata, ce l'avevamo ancora. E questa qui l'abbiamo presa perché non la utilizzeremo adesso, visto che siamo reduci da tanto, però l'ho presa intanto perché insomma Michele sta bene, ecco, siamo stati io e Giulia che siamo state un po' indisposte, quindi questa qui intanto l'ho presa, intanto ce l'ho, intanto non mi ammattisco. Poi ho preso il mascarpone, che voglio fare la crema di tiramisù. M'ero finita le pagliette, queste qui sono comodissime. E questa 99 centesimi mi sembra arrivato, costava 75. Queste qua spugnette, io queste qua le lavo e sapete come le disinfetto? Praticamente lo metto dentro una bacinellina, dentro un piatto cubo, non lo so, e poi ci rovescio l'acqua della cottura. L'acqua quella lì è proprio uno sgrassante. E io con quella lì lo faccio ogni giorno, quindi la pulisco proprio, la disinfetto, diciamo, però la cambio ogni volta, ogni 15 giorni la cambio, eh sì, tendo a cambiarla spesso la spugna dei piatti. Poi comunque ne faccio altri usi perché la utilizzo fuori, soprattutto quando devo pulire le ciotole dei gatti, quando devo, insomma, ne faccio uso prima di buttarla, le tengo da parte, però comunque non uso la spugna per troppo tempo. Allora, questa besciamella, la stessa cosa, se vi posso dare un consiglio, questa costa un po' di più rispetto a quella dell'Eurospin, che non arriva all'euro, questo è 1,09 euro mi sembra, ma è buona, è più buona. Questo ve lo posso dire, questa è più buona, questa la trovo proprio bene. Io non so se Miki deve rientrare, aspettate un attimo. Non ci si fa. Oggi non ci si fa, oggi non ci si riesce. Allora, ho preso questa pasta sfoglia rettangolare, questa io l'adoro, mi piace tanto. Poi abbiamo preso questo bustone di mozzarelle, 1 kg, 7 euro mi sembra. Allora, in ogni pacchetto interno ci sono due mozzarelle, quindi già quello, però comunque 7 euro è tanta roba. Poi abbiamo preso il ketchup, questo qui. Io di solito prendo quello della Lidl col tappo bianco perché ci sono varie. Col peperoncino, ci sono parecchi, mi pare due o tre colori. Io prendo quello col tappo bianco, marchio Lidl, ed è buonissima. Questa aveva finita Giulia, quindi non la sta prendendo adesso, però comunque lo tengo di scorta, visto che ero alla Lidl, l'ho preso, perché se no devo andare anche all'Eurospin, ma non adesso, ecco, ci andrò tra qualche giorno, ecco. E poi ho ripreso questo qui. La Lidl in tante cose mi serve. Ecco, mi serve perché ci sono delle cose tipo questo, costa 99 centesimi, che trovo solo lì, nella convenienza e nella quantità. Sono 54 salviette. Io per pulire gli occhiali, lo schermo del tablet, del cellulare, macchina fotografica, io specchietto retrovisore dell'auto. Io ce l'ho sempre queste qui. Allora, quando vado alla Lidl, entro quasi sempre per queste due cose e poi esco con altre perché tanto poi. E la convenienza delle mozzarelle che era prima, adesso invece 7 euro è un po' azzardato, però ero lì, mi trovavo lì. I detersivi non mi piacciono e quelli di marca costano tantissimo. Io ho preso un omino bianco a 3,99 che mi sembra già esagerato. Però comunque era quello un attimino che conosco perché gli altri non mi piacevano proprio nel sapore. Poi 99 centesimi e questo costa così anche al supermercato. Questo qui pancarré lo leggete perché sapete, lei è un mulino bianco, ecco. Poi ho preso un brezel, questo qui. Poi c'era l'offerta di due pacchetti 75 centesimi, quindi l'ho presi e li metto via. Intanto ce l'ho. Poi Miki ha preso questo panino multicereale, ma è al contrario.
Eccolo, multicereale. Poi ho preso, questa è la prima volta che la vedo, questa focaccia così lunga, bella focaccetta, 1,50 euro costava. Poi ho preso questi croissant al burro, ne ho presi 8. C'era l'offerta della pancetta, 99 centesimi, ne ho prese 2. Adesso io, questa è la pancetta dolce, adesso questa me le divido nei sacchettini o nella pellicola trasparente, li metto in congelatore, che mi serve, a volte devo fare un sughetto veloce e c'ho bene o male la pancetta, qua ce vado avanti, quanto, però ecco l'ho preso che non ce l'avevo. Poi mi sono presa le carote, queste costavano 85 centesimi mi sembra, non di più. Poi mi sono presa 1,19 o 1,29 i cracker integrali, non mi fanno impazzire questi della Lidl, preferisco sempre quelli dell'Eurospin che sono proprio crusca crusca pare, però comunque sono buoni, solo che preferisco quell'altro, ma mi trovavo lì e quindi tovaglioli 2,09 euro, esageratissimi tovaglioli, prezzi assoluti. E poi ho preso questi che erano in offerta e sono delle pizze fatte in questo modo, chiuse. A Giulia queste gli piacciono e quindi ho preso questo. E poi cosa ho preso? Ah sì, questo Bermiti, 2,09 euro, sono praticamente un sacco. 2,99 euro? 2,09 euro, non mi ricordo. Era nell'angolo delle offerte. Nel senso dove mette, da noi c'è un angolo dove loro mettono le promozioni che poi non trovi sempre durante l'anno, ecco, e quindi non lo so, c'è la promozione quella lì indiana, mettono tutta la roba lì, quella lì cinese, mettono la roba americana, mette tutta lì, insomma, capito, è uno spazio che loro dedicano alle offerte che non trovi sempre. Oppure prodotti che ne è rimasto uno o due lo vanno a mettere lì. Ecco, è un angolo della Lidl dove mettono queste cose. E c'era questi qua della Ritter Sport. E sono pacchettini piccolini dentro. Sono 18, vedete? Sono piccolini e praticamente ognuno ha il suo gusto. Questo qui è marzapane. Proprio quello che è. Marzapane, poi c'è questo qui allo yogurt, è il ripieno, capito che cambia. Poi questo qui al latte, questo qui con flakes, e poi cosa c'è? Quello marrone biscotto, ma guarda che carini però, marrone biscotto, ma sono curiosa, nocciole. Ho viste tutte? Ah, stavano anche qua. Quello blu cos'è? Ma sì, mi è scritto in aramaico. Allora, quello blu è al latte. E basta, l'ho fatti vedere tutti, mi sembra. Sì, l'ho fatti vedere tutti. No, c'è anche blu scuro, ma non so cosa sia. C'è azzurro e blu scuro. C'è, che non ci interessa. Ma messi un attimo! Ma il blu scuro non ce l'ho io. Gianduia. Ci sono due, capito? Questo se che sembra viola, invece è un blu scuro. No, è questo, gianduia, eccolo. Gianduia e latte. Eccolo qua, che ha fatto un macello queste cose. Però è carini. Questo si mette in frigorifero. Allora, per un tempo assoluto, una cosa incredibile, la Lidl non ha più avuto il burro cacao. L'ho cercati e non li avevano. Mi avevano proprio detto, l'ha detto quello lì che è interno, che controlla, insomma, che è tutto, insomma, liscio nel supermercato. Mi avevano detto che non li avevano più. Li ha rimessi adesso 99 centesimi. Ne ho presi due della CN perché questi sono buoni. Mi sono sempre trovata bene. Questa qui, linea classica, però ha cambiato il. Eccoci. Buono. Ah, che profumo. E questi qua praticamente ce li ho sempre dentro casa perché Giulia è una divoratrice di burro cacao, vitamina E, olio, burro. Vabbè. Poi ho preso 1,39 euro.
Questi qua sono due pacchi. Poi ho preso questi, ne va matto Michele. Ho preso questi qua, la cassa al cocco. Ho preso cereali e due Bueno. Li tengo in frigorifero, praticamente poi quando si sistema tutto uno se lo riprende. Il video è finito. Mi sono dilungata a chiacchierà. Ecco. Adesso mi vado a fare una bella tisana, così per non perdere l'abitudine. E niente, vi mando un bacio. Ho cucinato ieri sera, così adesso non faccio altro che accendere l'acqua e boh, ho fatto il sugo ieri sera con gli involtini di carne. Io mangio in bianco e Miki invece un bel sughetto. Vi mando un bacio, ciao, a presto con un video Eurospin. Questa era lì dove mi trovavo lì, potevo correre all'Eurospin, la prossima volta ci vado. Devo prendere alcune cosette, ve faccio vedere, ma soprattutto la verdura. Ho preso anche i piselli e l'ho messi già in congelatore, un pacchetto, 1,09 euro. L'Eurospin costa un attimino di meno, devo valutare, devo vedere. E io volevo prendere il minestrone, ma costava veramente molto di più e indubbiamente è buono, però insomma prendo all'Eurospin che mi costa di meno. Vi mando un bacio, ciao, un'altra volta, vi voglio bene, ciao.